Siamo con Francesco Bombardi, il fondatore del Fab Lab di Reggio Emilia, con cui vorremmo fare una chiacchierata molto informale, un po' come se fossimo seduti al tavolino di un bar. In realtà siamo seduti sul tavolo del Fab Lab e la prima domanda è questa. Francesco, spiegaci cos'è un Fab Lab e come è nata questa idea. Sì, il Fab Lab è un network di laboratori, per cui è una formula che unisce e mette insieme tanti laboratori diffusi nel mondo. Fondamentalmente parliamo di luoghi di produzione di idee, quindi officine che però sono aperte al pubblico e sono connesse in rete. E quindi, Francesco, qual è secondo te il carattere innovativo che ha portato a una svolta del modo di lavorare di certi progettisti più illuminati o certi imprenditori che vengono qui a provare le proprie idee? Ma più che di innovazione parlerei di nuove possibili formule. Sono delle formule che consentono a delle imprese di investire poche risorse, ma comunque di non rinunciare alla ricerca, e questo grazie alla prototipazione rapida e a basso costo, e grazie anche a delle formule che vengono offerte in questi spazi di costruzione di gruppi di lavoro interdisciplinari che possono dare un contributo alle esigenze delle imprese o alle esigenze dei cittadini. A questo proposito, sappiamo che qui organizzi anche dei challenge, è di questo che si tratta? Vuoi spiegarci un po' meglio? Sì, l'Idea Challenge è una formula che proponiamo proprio alle aziende nel momento in cui ci siamo resi conto che il vero valore di questi spazi sta nelle persone che lo frequentano, che vengono a prototipare, a realizzare progetti e prodotti o comunque partecipano ai workshop e alle attività che facciamo di diffusione sulle nuove tecnologie. La sfida, proprio come che viene da challenge appunto, è quella di mettere alla prova questi talenti o questi creativi su dei temi specifici che vengono posti dalle aziende sul territorio. Quindi non si viene qui e si inventa un tema per mettersi alla prova o si fanno cose che servono solo a se stessi, ma si lavora insieme per sviluppare delle proposte per l'economia reale del territorio. Un'altra cosa che ci ha colpito è il binomio su cui hai focalizzato l'attenzione all'ultimo TEDx di Bologna, in cui mettevi in relazione il saper fare e la passione, come un po' una sorta di formula del successo. Raccontaci un po' questo punto di vista. Diciamo che è un riscoprire un modo di essere che è molto italiano, è quello proprio del fare le cose. Quindi se a questo uniamo un elemento di continuità che poi ci ha sempre contraddistinto, che è quello della passione, che è uno dei motori più importanti dell'innovazione, credo, si possono trovare delle formule capaci di anche di scardinare o di dare una svolta a dei periodi di crisi e di poca fiducia come quello che stiamo vivendo in questo momento. E a proposito di TEDx, hai partecipato recentemente a tante iniziative simili. Sei partito da un certo punto di vista con il Parmacamp, poi ci sono state tante altre cose come la Maker Fair, non ultima la partecipazione a Report che ti ha dato molta visibilità e ci raccontavi anche di tanti messaggi che vi stanno arrivando. Come ti spieghi tutto questo improvviso successo rispetto a un'idea che altrove già da diversi anni è trainante? Sicuramente è una formula non complicata, una forma probabilmente proprio per la sua semplicità coglie i desideri e la fantasia, anche stimola le persone ed evoca la possibilità veramente di costruire le proprie idee con dei mezzi rapidi e con delle situazioni anche informali in cui è piacevole ritrovarsi per lavorare insieme. Credo che sia questa un po' la formula accattivante che incuriosisce molti e per cui attira molto la curiosità di persone di eterogenee, quindi gruppi di persone che vanno dai bambini fino agli anziani, passando dal libero professionista al piccolo medio imprenditore. Quindi tu vedi passare tante idee, tante persone, tanta passione. Onestamente, che idea ti sei fatto? Fare impresa in Italia non è una cosa impossibile.
No, anzi, proprio quello che noto e che ho notato in questo anno di attività è che è possibile, e questi luoghi hanno un senso, possono avere un senso anche solo nel aiutare le persone a ritrovare la fiducia in se stessi, e questo è possibile proprio facendo le cose, perché proprio il primo atto in questo percorso di ritrovare la fiducia in se stessi, e quindi il primo passo da un'idea al fare impresa. Francesco, io chiuderei con qualche tuo consiglio basato sulla tua esperienza e su tutte le persone che hai visto passare in questo Fab Lab per i giovani imprenditori o i giovani che vogliono fare impresa, ci vogliono provare e stanno cercando magari di realizzare un sogno o un obiettivo. Qual è il tuo punto di vista, il consiglio che ti senti di dare a loro? Il primo consiglio che mi sento di dare ai giovani è intanto di pensare di poter fare impresa, perché molti giovani, soprattutto all'università, si siedono sulla possibilità, molte volte anche non verificata, di uscire dall'università ed avere un lavoro pronto. Quindi invece di alimentare già nel periodo degli studi delle idee, dei progetti che possono anche diventare il motivo trainante anche della loro professione, della loro carriera, perché oggi è possibile veramente trovare le competenze e i mezzi senza attivare dei finanziamenti molto importanti per realizzare dei prototipi di impresa e quindi attivare delle piccole industrie polarizzate sul territorio che sfruttano anche una tradizione che è tipicamente italiana, che è quella del tessuto, della manifattura, che è un vantaggio che noi abbiamo competitivo anche rispetto ad altri paesi d'Europa e del mondo. Crederci sempre, quindi. Crederci e non smettere mai di lavorare per arrivare in fondo. Perfetto, Francesco, grazie mille. Grazie a voi.